Il primo ministro tunisino Ali El Rayed ha presentato la nuova coalizione di governo. Si tratta di una formazione islamica moderata che resterà in carica solo fino a nuove elezioni, prima della fine dell'anno. Il nuovo governo è sempre guidato dal partito islamista Ennahda, sostenuto da quelle stesse formazioni che componevano il precedente esecutivo. Ennahda ha ceduto il controllo di diversi ministeri chiave, come esteri, interni, difesa e finanze. El Rayed prende il posto di Hamadi Jebali, dimessosi dopo l'assassinio del leader dell'opposizione Shokri Belaid lo scorso 6 febbraio. L'omicidio ha scatenato massicce proteste in Tunisia, le peggiori da quelle che hanno portato alla destituzione del presidente Ben Ali 2 anni fa.